Allora, per BC Sport e qui BC Sport siamo con Alberto Volpi di S Bahrain Victorious. Alberto, oggi è una grandissima giornata perché Jonathan Milan, secondo giro in assoluto di Giro d'Italia, secondo giorno in assoluto ed è già vincitore. Sì, bella giornata, un buon inizio, considerando che è appena partito il giro, è la prima tappa in linea, per cui direi ottimisti e soddisfatti per l'inizio. Senti, come l'avevate pensata la tappa di oggi? Stamattina Jonathan diceva nel finale io e Pasqualon ci aiuteremo e poi vediamo. Sì, non avevamo altre strategie, oggi era scontatissimo l'arrivo in volata, per cui c'era di avere un po' di fortuna e trovarsi con Pasqualone, poi Jonathan a Potenza, non più tardi di un mese fa io gli dissi che era paragonabile a Guido Bontempi dei tempi d'oro e non mi sbagliavo. Senti, credevi che potesse già vincere oggi? No, con tutta onestà no, magari più la tappa di domani, però bene, ci ha anticipato di un giorno, meglio così, no? Senti, venivamo qua in zona bus con Damiano Caruso e Damiano Caruso ci diceva finalmente questo ragazzo ha vinto, è sempre molto nervoso, va tenuto tranquillo in gruppo. Beh, nonostante abbia già vinto degli importanti ori sia olimpici che mondiali che europei, è normale, a cospetto di un palcoscenico importante ma stressante quanto lo è una prova in pista, è normale, è un giovane, è il primo grande giro, per cui si abituerà anche a questo tipo di stress. Senti, come l'hai visto in questi ultimi giorni prima del debutto in un grande giro? Parlato poco, ma sereno e tranquillo, probabilmente in corsa magari un po' più nervoso, ma fuori è tranquillo e sereno. Senti, ultimissima domanda, quale altra tappa vedi adatta a Jonathan Milan? Non lo so, adesso credo che potrebbero esserci altre occasioni a partire da domani, però domani c'è una salita, dipende come verrà la corsa, se verrà tirata sulla salita, è un ragazzo che si sa difendere anche su medie piccole montagne, per cui vediamo se sarà appagato dalla vittoria di oggi o se avrà ancora fame, però ci sono tante occasioni, cioè credo che a Salerno, anche se sarà un arrivo molto dritto, molto più adatto a squadre che sono organizzate, però credo che le occasioni non mancheranno per Jonathan già da Salerno. Senti, sempre più velocista puro però allora dopo oggi? Ma no, credo che nell'evoluzione di un corridore ci sia anche il fatto di poter vincere le volate adesso che magari l'esercizio è meno complicato. È complicato tecnicamente ma magari più adatto a lui in questo momento, ma nell'evoluzione di Johnny lo vedo adatto anche a gare in linea di un certo livello e parlo del Belgio. Perfetto Alberto, grazie e ancora complimenti. Grazie, ciao, grazie a voi.